Via. Oggi facciamo ripasso ed esercizio. Una domanda era: cos'è la sezione di flusso? Immagina una tubatura fatta come vuoi, ok? Dove dentro c'è del liquido che scorre, se preferisci, se vuoi acqua. Si chiama sezione del tubo la superficie che ottieni immaginando di tagliarlo perpendicolarmente, per esempio, alla direzione o al verso della velocità. Quindi qui avremo una, se il tubo è cilindrico, un cerchio che è la sezione, cioè quello che ottieni tagliando il tubo, tagliando idealmente ovviamente. Quello si chiama sezione, che ha una determinata forma, sarà un cerchio se è cilindrico o altro se è fatto in un altro modo, e ha una determinata area, ok? Il flusso è, non si riesce a cambiare velocità, questo è V. Il flusso si chiama in regime, o la corrente se preferisci, si chiama che il fluido si muove in regime stazionario se in qualunque punto io mi piazzi, suppone di considerare il punto su questa sezione, ma non ha importanza quale, allora lì la velocità nel punto P ha un determinato valore e non dipende dal tempo. È una costante puntina. Cambia se cambio posto, cioè la velocità in P non sarà quella che c'è qua, ma finché rimango nello stesso posto la velocità resta la stessa. Ma questo è quello che determina, cioè il regime stazionario, quello che... Il regime stazionario è legato al fatto che la velocità non dipende dal tempo. Ma la portata è costante. E in questo caso la portata è costante, sì. D'accordo? Se invece questo è, succede quando la velocità è sufficientemente bassa. Se invece il regime è turbolento, cioè se la velocità è elevata, cominciano a formarsi dei vortici, se rimango nella stessa posizione, lì la velocità è diversa a seconda del tempo. Non ho più un regime stazionario. L'abbiamo visto nei filmati, no? Allo stesso punto il fluido si muove in modi diversi, qualche volta va verso il basso, qualche volta verso l'alto, qualche volta fa un cerchietto, eccetera, eccetera. Invece si intende per regime laminare, tipo quello che ho disegnato sulla lavagna, cioè dove posso considerare il fluido come se fosse fatto da tante lamine sottili che scivolano l'una sull'altra e quindi posso tracciare delle linee di corrente che sono delle linee tra virgolette che rimangono ben definite, che non si attorcigliano l'una sull'altra. Questo non lo posso fare se il regime è turbolento. Il regime turbolento, questo è un regime stazionario laminare. Se invece che è realizzabile se la velocità del flusso è abbastanza bassa. Se invece stesso tubo ho una velocità elevata, lì ricorda che a un certo punto queste fanno di tutto. Non si attorcigliano, non si intersecano mai, attenzione, però non hanno più una struttura semplice e regolare come prima. D'accordo? Si aggrovigliano in modo molto complicato. Qui ho turbolenza, o vortici se preferite. Grazie.
c'è un'altra domanda? Prego. Ok. Chissà se ho la figura dell'altra volta. Anzi, facciamo così. Se vediamo che qui ci sia del liquido. Okay. Adesso fammi disegnare una molecola di liquido. La rappresento come fosse una pallina, anche se non è così. Quindi ho tante palline disposte in modo casuale. Se il liquido fosse ideale senza attrito, durante il moto queste palline vengono spostate macroscopicamente, cioè su larga scala, non microscopicamente, nella direzione della corrente. Posso? Queste possono anche scivolare l'una sull'altra, ma se si spostano insieme non scivolano l'una sull'altra, non ce n'è bisogno. Se invece il fluido è reale, okay, le diverse molecole di fluido, di acqua diciamo per esempio, hanno, oltre alla forza intermolecolare, molecola a molecola, c'è anche una forza con le pareti del recipiente, d'accordo? E questo fa sì che il fluido, per spostarsi, incontra una certa resistenza, il moto è ostacolato, d'accordo? Quindi per mantenere il fluido con velocità costante devo esercitare una forza costante. Immagina di avere una possiamo sempre pensare che il fluido si muove in regime laminare, eh? Il regime laminare è indipendente dall'attrito, posso averlo se il fluido è ideale senza attrito oppure anche per un fluido viscoso. Ok, allora ho una foglio, una lamina di fluido che ha una superficie S o A, come preferisci. Applico a questa una forza F per mantenerla a una certa velocità. Di fatto, se voglio che questa superficie di fluido si muova a una certa velocità V, allora la forza che mi è necessario applicare è tanto più grande quanto più grande voglio che sia la velocità di questo strato di fluido, quanto più grande è l'area del fluido che voglio spostare, okay? Invece è inversamente proporzionale alla distanza D dalla parete del fluido, okay? E per un coefficiente che dipende dal fluido stesso, che si chiama coefficiente di attrito viscoso. V lo decido io, decido quanta velocità voglio dare al fluido. S lo misuro perché è l'area del fluido che voglio spostare. V dipende quanto sono lontano dalla superficie. E eta, bene, è una grandezza che caratterizza il fluido stesso, cioè dipende da quale materiale sto utilizzando. Ok? Quindi l'acqua ne ha uno, che ne so, l'olio ne ha un altro e via dicendo. D'accordo? E posto che l'ho misurato, questo caratterizza tutti i moti di corpi dentro il fluido. E se eta è molto elevato incontro tanta resistenza, se eta è basso ne incontro poca. D'accordo? Posto sempre che mi muovo, che sono in regime laminare. Un effetto di questo è il fatto che mentre prima
all'interno del tubo di flusso, cioè se io taglio la sezione, se vedete la propria impianta, tutti i punti sulla sezione hanno la stessa velocità, la velocità è comune in tutti i punti sulla stessa sezione, quindi quando ho l'attrito non c'è. Nel caso reale, con attrito, diverso da zero, allora ho un vero e proprio profilo di velocità. La velocità è maggiore al centro, cioè quando la distanza dalle pareti è massima, perché? Perché lì serve poca forza, e decresce verso il bordo verso le pareti del condotto. Ha proprio un profilo fatto, somiglia un pochetto, se volete, a una parabola. La velocità è praticamente nulla a contatto con il condotto. Trieste c'è la bora, mi conviene stare vicino al muro o vicino più basso possibile, c'è meno corrente. Ok? Tutto chiaro? Molto semplice del principio di Bernoulli, vediamo se mi riesce questa. Prendete un foglio, lo mettete sul labbro inferiore e soffiate. Se lo fate bene il foglio si alza. Per quale ragione? Perché se dice questo è il foglio. Se soffio aria da questa parte, qui la velocità superiore al foglio, la velocità nella parte inferiore del foglio è praticamente zero, l'aria è ferma, quindi la pressione nella parte superiore è inferiore a quella nella parte inferiore. La quota è circa la stessa, ma siccome è costante P per un mezzo rho via la seconda, nella parte superiore la pressione è più piccola e quindi si produce, per differenza della pressione, una forza netta verso l'alto, perché l'aria qua sotto spinge di più di quanto non spinga da sopra e di qui la pressione è più grande, quindi il foglio tende a mettersi in posizione orizzontale. Un altro esercizio interessante è questo: se, perdonatemi il dito io al solito, prendete un rubinetto, ok, e se guardate, che intanto che non lo aprite tanto, quindi non ho un moto vorticoso ma ho un moto laminare, se guardate, man mano che il tubo di acqua scende, si assottiglia. Questo è facile da vedere. Per quale ragione? Quindi se qui ho una sezione di area a 0 e qui ho una sezione di area A, A è inferiore a 0. Per quale ragione? Perché in A la velocità aumenta. Questa è V, qui c'è V0. Tra le due c'è una certa differenza. Se
la, le due, due livelli sono a un dislivello H, ok? Allora la forza di gravità accelera l'acqua, la fa cadere più rapidamente, e il flusso, l'acqua viaggia comunque a portata costante, quindi il prodotto a 0 di 0 è uguale ad A per V, dove A e V sono calcolati in, questa, in questo punto. D'accordo? Quindi per esempio se il dislivello è H, allora a causa della forza di gravità V, cioè la velocità nel punto più in basso quadrato, vale velocità iniziale alla seconda più due volte G H, moto uniformemente accelerato. Ma a 0 di 0 è uguale ad A per V, quindi V vale a 0 fratto A per V0. Questo posso sostituirlo nell'equazione di prima e ottengo a 0 alla seconda su A, la seconda V0 quadro meno V0 quadro uguale a 2GH. Qui raccolgo V0 a 0 quadro su A quadro meno 1 e quindi ho V0 che vale per esempio la radice di 2 volte G H A alla seconda fratto A0 quadro meno A quadro. Quindi se conosco le due sezioni so qual è la velocità con cui esce l'acqua dal rubinetto. Facciamo un esempio numerico, supponiamo di aver misurato che la sezione del rubinetto vale a un'area di 1.2 cm quadrati, mentre la sezione nel punto A più in basso vale 0,35 centimetri quadrati e il dislivello H vale 45 mm. Quant'è? V0. Con che velocità esce l'acqua dal tubo? È sufficiente sostituire e otteniamo che V0 vale radice di 2 volte 9,81 metri secondo quadrato per abbiamo H che era in millimetri, quindi 0,045 metri per la superficie A alla seconda, quindi 0,35 centimetri quadri al quadrato. Qui non serve che cambi l'unità di misura perché poi si semplifica con quella che c'è sotto, diviso a 0 che è 1,2 centimetri quadri alla seconda meno 0,35 centimetri quadri alla seconda. E si ottiene, se fate il calcolo, 0,286 metri. Per cui la portata Q del nostro flusso di acqua, che è a 0 di 0, che ad esempio vale 1,2 centimetri quadrati per 0,286 metri al secondo per un totale, lo scrivo qua sopra, di 3,4 per 10 alla meno 5 metri cubi al secondo. La portata del nostro rubinetto, ovviamente semplicemente misurando le sezioni del tubo, per avere basta fare una foto e misurare le sezioni. Ok? Tutto chiaro?
può cambiare, aspetta. Altro esercizio, questo è sulla stack. Posso andare avanti? Supponete di avere un contenitore con del liquido dentro e una cassa cubica immersa per la metà. Il lato della cassa sia L, il lato immerso è la metà di L. Qual è la massa della cassa? La messa in acqua. Okay. Se è immersa in acqua, la densità dell'acqua, però del liquido, vale 10^3 kg al metro cubo. E la cassa sta in equilibrio perché il peso viene bilanciato dalla forza di Archimede. Quindi il peso della cassa, che è m per g, vale quanto il peso dell'acqua spostata, cioè come se la parte immersa fosse riempita d'acqua. Quindi abbiamo la densità del liquido per il volume immerso, che è L alla seconda, che è la superficie di base, per la metà di L. Ok? E per G. Detto questo, G possiamo semplificarlo. Prego. Perché è diverso da L? Cioè perché L è la seconda posizione? Il volume. Il volume è superficie di base per spessore della parte immersa. Lo riscrivo. L, anzi scusate, G lo semplifico. Lo tengo. Che la massa uguale densità del liquido dell'acqua per un metro di L alla terza. Vediamo se c'è qualche altro dato. Dice che il lato del cubo era 0,80 cm. E quindi la massa del nostro blocco vale densità dell'acqua, 10^3 kg al metro cubo, per un metro, per 0,8 metri alla terza. E quindi viene 2,5 per 10 alla 3 newton oppure 256 kg. No, scusate. Cioè.
Ok? Sul moto in fluido viscoso. Tutto chiaro? Ho il tenitore riempito di liquido. Al suo interno ho una pallina, una goccia proprio di raggio la gocciolina assumo sferica e il raggio della sfera è di 99 micron micrometri. Il coefficiente di viscosità del fluido eta vale 9,2 per 10 alla meno 6 pascal per secondo e la densità della pallina vale, è di mercurio, 1,36 10 alla 4 kg al metro cubo. Cioè se mi cade una pallina in acqua, qual è la velocità alla quale dopo il primo fase di accelerazione, okay, qual è la velocità di regime, quella costante, quella alla quale forza di forza peso e resistenza viscosa si bilanciano. Dopo valuteremo se la forza di Archimede ha un ruolo o no. Facciamo prima un calcolo dicendo, supponiamo che la forza di Archimede, vista la densità del mercurio e il volume della pallina, se è trascurato. Quindi lavoriamo qua. Sulla pallina agiscono due forze, la forza peso e la forza di attrito viscoso. Quando le due si bilanciano, la pallina scende, se la risultante è nulla, scende con velocità costante. Allora, la forza peso vale massa della pallina per G e questa viene bilanciata dalla forza di attrito viscoso, 6 pi greco eta raggio della pallina per la velocità. E mi sembra che sia anche la densità del liquido. No, solo la tempo di scuola. D'accordo? Qui la massa della pallina non ce l'ho, però la densità del mercurio è il raggio della pallina. Quindi posso sostituire alla massa densità per volume. La massa della pallina è la densità per il suo volume. Il volume della sfera 4 terzi pi greco r alla terza. Quindi, torniamo alla sfera di prima, ho densità del mercurio 4 terzi pi greco r alla terza per g, cioè massa per g, è uguale a 6 pi greco eta, coefficiente di viscosità dell'acqua, per raggio della pallina per la velocità raggiunta dalla pallina quando le due forze si bilanciano, o velocità limite anche, si chiama VL. Allora, pi greco possiamo semplificarlo, r rimane r alla seconda, poi questo diventa 2, questo diventa 3,
pi greco, se ne va, ho scusate, cancellato l'eta invece del pi greco, l'eta rimane. Quindi abbiamo a sinistra rho 2 terzi r alla seconda g, a destra c'è 3 eta di l. E ripeto, 2 terzi rho rg è uguale a 3 eta di l. La seconda. Sì, esatto, scusa. Di l, non l. Vale 2 rho r alla seconda g fratto 9 eta. Quindi 2 per 9,81 metri al secondo quadrato per, avevamo un 99 micron, quindi 99 per 10 alla meno 6 metri. Per la densità, qui non so più immagini, non fa niente, 1,36 10 alla 4 kg al metro cubo, diviso 9, eta era 9,2 per 10 alla meno 6, per 9,2 per 10 alla meno 6 pascal per secondo. E viene 31,6 metri al secondo. Provare per credere. Sì, certo, hai ragione, mi chiedo scusa. Adesso occupiamoci di vedere se l'approssimazione che la forza di Archimede è trascurabile è buona, è accettabile. Per far questo confrontiamo, per esempio, la massa della pallina, della goccia di mercurio, con il suo corrispettivo in acqua. Quindi facciamo la massa della pallina, cioè la densità del mercurio per 4 terzi pi greco radio alla terza, e la massa in acqua per la densità dell'acqua per lo stesso volume pi greco r alla terza. E qui è sufficiente, quindi, se vogliamo un rapporto, fare la massa in acqua diviso la massa in mercurio, così il volume va via. E viene 1 fratto 13,6 circa 0,07. Diciamo che trascurando la spinta di Archimede abbiamo fatto un errore del 7%. Sommato dipende insomma da che precisione vogliamo, altrimenti è necessario, se vogliamo una precisione superiore, allora oltre all'azione della forza d'attrito conta anche quella della forza di Archimede, quindi avremo, se questa è la pallina che sta cadendo, questa è la forza peso, avremo la forza di attrito viscoso e la forza di Archimede, quindi mg viene bilanciato da 6 pi greco eta r v più la densità dell'acqua, del liquido, per 4 terzi pi greco r alla terza g.
okay? Siccome il volume della la goccia è totalmente immersa, ottengo che nell'espressione della velocità, fatemi inquadrare, la velocità raggiunta dalla velocità di mercurio, è il costo di ρ, densità del mercurio, o ρ meno la densità del liquido. Perché? Perché qui, in questa equazione, se porto questo termine a sinistra, i due termini combaciano, il volume è lo stesso, G è lo stesso, cambia solo la densità, nel costo di ρ, o ρ meno ρL, ρ del liquido. Non so che vi faccio tutti i calcoli, se voglio che tener conto anche di Archimede, allora la velocità limite diventa due volte la densità del mercurio, quindi della gocciolina, meno la densità dell'acqua, del liquido, per R alla seconda, G fratto 9 volte eta. La conseguenza della velocità limite è del 7% più alto o più basso? Più basso. Cioè raggiunge la velocità limite prima. Ok? Altro esercizio. Questo esercizio è stato dato all'esame di fisica del corso di laurea in farmacia presso l'Università di Roma nel 2009-2010. C'era parte della prova scritta di fisica per il corso di laurea in farmacia. Ho un blocco di ferro completamente immerso in acqua, è attaccato a un dinamometro, misura la forza verticale. La massa del blocco di ferro è di 5 kg. Okay. La lettura del dinamometro, quando il liquido è completamente, cioè il blocco è completamente immerso, quindi il peso apparente, chiamiamolo P', è di 6,16 N. Chiaramente molto di meno, perché dovrebbe esserci una cinquantina di N. Qual è la densità del liquido? Prego. La densità del ferro, dato importante, è di 7,86 per 10 alla 3 kg al metro. Anche qui il peso, la lettura del dinamometro, peso apparente, è legato al fatto che il peso viene ridotto dalla forza di Archimede. Okay. Quindi, tutto chiaro? Quindi, devo fare il disegno sul blocco, c'è la forza peso e la forza di Archimede. La risultante è il peso apparente, quello che misura il dinamometro, Fp meno Fa. Ma P' lo leggo, è la nostra
ahimè. Poi rapidamente, il primo lo leggo. Il peso è la massa del nostro blocco per il volume per G, la forza di Archimede è la massa del liquido, cioè la densità del liquido per il volume per G. Ok? Facendo un rapporto tra questo e il peso del cubo che conosco, ricavo la densità del liquido, che in questo caso veniva 6,87 per 10 alla 3 kg. Non ne ha. Lo scrivo alla lavagna così possibile. Quindi